Oggi, martedì 1 dicembre, giornata mondiale contro l'AIDS, si sta tenendo un incontro in sale estense, dove, dopo essere stato proiettato un film, si discuterà dei rischi che può portare un rapporto sessuale non protetto. Sono intervenute diverse scuole ferraresi, tra cui l'Istituto Luigi Einaudi. Volevo chiederle, le sembra un modo efficace o si potrebbe far di più per celebrare la giornata contro l'AIDS? No, mi sembra un modo efficace, colpisce soprattutto il filmato che hanno fatto vedere. I ragazzi, l'età è un pochettino prematura secondo me, dovrebbero essere forse coinvolti anche ragazzi più adulti, intorno ai 18-19 anni. Tuttavia anche questi sono tutti di terza e ha colpito abbastanza questo filmato. Sì, sì, penso che sia adeguata. Sono contento perché comunque è stata affrontata bene, poi dopo c'è quale locandine. Poi è stato molto curioso perché attraverso siringhe o a causa di droga, adesso attraverso il sesso che cioè, si è capovolta la situazione. Volevo chiederle due parole sull'iniziativa di oggi. Allora, bene, un'iniziativa che secondo me migliora sempre di più nel tempo e quindi vorremmo raggiungere il maggior numero dei ragazzi perché ovviamente loro secondo me sono quelli che necessitano di maggiore informazione, insomma, o perlomeno proprio da quest'età in poi. E quindi sì, è importante, insomma, dir loro che si devono tutelare prima di tutto loro stessi e poi naturalmente anche le altre persone. E sicuramente è importantissimo, cioè quello che noi facciamo da alcuni anni per quanto riguarda noi dei consultori anche nelle scuole, insomma, di incontrare i ragazzi e le ragazze, quindi dalle medie, perché noi vediamo i ragazzi dalle terze medie e di nuovo nel biennio delle superiori, proprio per affrontare un po' questi temi, no? Partire dal rapporto di coppia, quindi come proteggersi, quali sono i comportamenti più sicuri da avere nel momento in cui c'è una relazione affettiva e sessuale tra ragazzi. Beh, l'iniziativa di oggi è quella che ormai dal 2009 caratterizza l'attività delle due aziende sanitarie di Ferrara, che ha come obiettivo principale quello di fissare l'attenzione soprattutto dei giovani e anche degli organi di informazione sul tema dell'AIDS, che non può essere circoscritto solo ed esclusivamente a un'unica giornata dell'anno, quella giornata mondiale contro l'AIDS del 1 di dicembre, ma che deve essere un continuum che accompagna tutto l'anno le persone nella loro consapevolezza del vivere. Spero che sia una giornata non solo di riflessione ma di ricerca anche. Prima che la gente si sensibilizzi, prima di tutto. Secondo, che non facciano troppo gli stupidi. E secondo, se lo devono fare, che prendano le loro precauzioni. Tutto qua. E la ricerca spero che vada avanti. Brevemente delle cure per tenere sotto controllo l'HIV. Buongiorno, l'infezione da HIV oggi può essere curata. È importante ricordare che è diverso curare e guarire. Con i farmaci che noi oggi abbiamo, che sono veramente molti e importanti, riusciamo a controllare la replicazione del virus. Purtroppo non si riesce però a togliere completamente il virus, per cui i farmaci devono essere presi per tutta la vita.